tutti amici, benvenuti o bentornati in questo canale. Io sono Barbara e oggi sono qua per farvi vedere tutti i miei regali di Natale. A fine video vi farò anche vedere i miei autoregali, perché quest'anno, a differenza dell'anno scorso, ho un lavoro e quindi mi sono potuta togliere alcuni sfizi che avevo da un po' di tempo, per cui direi di iniziare subito. Il primo regalo che ho ricevuto è stato il carrellino portalibri di IKEA. È stato super apprezzato perché lo volevo da tantissimo tempo, volevo questo modello bianco perché è più grande di quello che avevo prima e quindi posso disporre i libri sia davanti che dietro. Poi questa cosa bellissima che io non sapevo nemmeno esistesse, ma quando l'ho vista me ne sono perdutamente innamorata: questa bellissima felpa coperta super mega calda, ovviamente a tema Harry Potter, e c'è scritto Wizard in Training e che ha il cappuccio dei maghi. Tra l'altro ha anche le tasche, cosa assolutamente bellissima perché io le uso un sacco. Questo regalo probabilmente me lo vedrete spessissimo nei miei reading vlog, perché io penso che non me la toglierò più dal corpo. Poi questo, che è un profumo per ambienti. Io sono una persona molto semplice a cui fare i regali, perché io voglio o libri o candele o coperte o calzini, perché adoro i calzini. Quindi è andata sul sicuro con un profumo per ambienti, questo è di Rituals. Non ho idea di che profumo sia. Questo è stato il regalo che io non mi aspettavo avrei ricevuto: una gift card da 50 euro della Mondadori, perché di solito si tende a pensare che noi lettori, per il fatto che abbiamo già così tanti libri, non abbiamo bisogno di altri libri, e quindi non mi aspettavo di ricevere un buono per comprarmi dei libri. È stato un regalo super apprezzato e sono già andata ieri alla Mondadori ovviamente per spendere il mio buono, perché non ho potuto resistere. Quindi ho preso due libri che sapevo non avrei mai comprato con i miei soldi, hanno un costo abbastanza alto e quindi ho voluto sfruttare al meglio questa gift card. Il primo libro che ho preso non poteva che essere lui. Questo libro è Un giorno di notte cadente di Samantha Shannon, che è la scrittrice del Priorato dell'Albero delle Arance. Questo libro è il prequel del Priorato. Io non ho letto ancora il Priorato perché aspettavo il prequel. Ovviamente questo ragionamento nella mia testa ha senso. Questo libro è di una bellezza unica, non vi posso nemmeno descrivere. Cioè proprio a vederlo già mi invoglia a leggerlo, a comprarlo. Poi dentro è fatto così. Tra l'altro ha anche la copertina in inglese, questo mattonazzo con gli edges azzurri. Questo libro è anche più grande rispetto al Priorato, perché il Priorato penso ne abbia 700 di pagine, questo supera le 900 ed è stupendo. Io adesso non ho più scampo, questi libri li devo leggere entro il 2024. La cartina, un'altra cartina. Già mi sto confondendo. Nonostante non abbia ancora letto l'altro, volevo e desideravo troppo questo volume da quando è uscito. Poi, altro libro che ho voluto prendere è per continuare la mia collezione dell'Attacco dei Giganti. Quindi ho preso il volume 7. Per me l'Attacco dei Giganti è stata una svolta durante quest'anno. Ho scoperto tramite l'anime, quindi adesso voglio recuperare anche il manga. Dovevo per forza andare avanti con questa mia collezione, anche perché me ne mancano molti. Questo qui. Fatemi sapere se conoscete questo manga, fatemi sapere se avete visto l'anime, parliamone, perché io sono rimasta folgorata da questa storia, per cui sto cercando di recuperarla tutta. Del carrello, come prima cosa vi faccio vedere il mio regalo di Babbo Natale segreto. In famiglia noi facciamo tutti gli anni Babbo Natale segreto, ognuno pesca un nome e a quella persona deve fare un regalo. Per evitare fraintendimenti, per evitare che prendiamo magari alle altre persone cose che non piacciono, scegliamo sempre tre cose che vorremmo ricevere e le mettiamo sul nostro gruppo di WhatsApp, così la persona che ci pesca può decidere tra quelle tre cose. Io sono sempre la persona che fa diversamente, perché io non metto mai tre cose, io metto solo un libro, quindi tutti gli anni io scelgo un libro in particolare che voglio, che ha un costo elevato, e lo chiedo per il Babbo Natale segreto. Quest'anno non è stato da meno, perché dovete sapere che io voglio tantissimo iniziare la mia collezione del Trono di Spade. L'unica cosa è che il quarto volume dell'edizione rigida di Mondadori è introvabile, è sold out ovunque, per cui non ho ancora comprato la collezione, quella del Trono di Spade. Mi sono fatta regalare l'anno scorso per Natale il volume di Fuoco e Sangue, che è qua, perché appunto sto aspettando questo quarto volume che esca disponibile. Nel frattempo però quest'anno ho chiesto per Babbo Natale segreto di regalarmi questo, Il mondo del ghiaccio e del fuoco, la storia ufficiale di Westeros e del Trono di Spade. Questo libro ovviamente lo voglio leggere prima di leggere i libri, perché devo un attimo capire come è fatto questo mondo di Westeros, questo mondo descritto da George R.R. Martin. Quindi io spero vivamente che questo libro mi aiuti anche con le diverse casate. Sono tantissime, cioè, per farvi capire, queste sono tutte le casate, cioè io ne so a malapena tre. Vi faccio vedere questo libro meraviglioso.
ed ha tutte le illustrazioni. E qua c'è appunto tutto l'inizio della storia di Westeros, il tempo dell'alba che fu, l'età degli eroi, la lunga notte, l'ascesa di Valyria. Quindi racconta proprio tutto, bellissimo, con tutte queste illustrazioni. Questo libro appunto mi aiuterà a capire il più possibile il mondo di George R.R. Martin prima di iniziare a leggere i suoi libri. Mi ha regalato un libro, ne ho fatto una testa tanta con questo libro perché lo vedevo un sacco sul BookTok, questa serie di libri, però le edizioni erano introvabili, per cui ho aspettato e ho fatto bene, perché quest'anno Mondadori ha fatto uscire due draghi che contengono tutta la saga delle Cronache Lunari. Queste edizioni sono meravigliose, sono bellissime, a partire dai colori, e questa è fucsia, e poi c'è l'altro volume che è invece viola, ma di un viola vibrante. Storytelling delle principesse Disney, tipo Cenerentola, Biancaneve, in chiave un po' robotica, sono tutte delle cyborg. Questo primo volume contiene Cinder, Scarlet e Cress. L'altro volume contiene altre tre storie. Questa è Scarlet, questa è Cress, che è Rapunzel. Ve lo faccio vedere da vicino perché dovete apprezzare questa edizione meravigliosa, non ho parole per descrivervela. Poi, andando avanti, una cosa che io adoro, che sono le candele della Yankee Candle. Mi piacciono da morire queste profumazioni, durano un'eternità. Questa è Midsummer Night e io non so perché quando l'ho letto ho letto Midnight e quindi pensavo fosse la candela di Taylor Swift. Regalo super apprezzato, regalatemi candele, io sarò felice per sempre. Adesso apriamo questo box di libri. Sono stata completamente influenzata dal BookTok, perché mentre gli altri libri li volevo, li bramavo, li aspettavo, questo box diciamo che non era pianificato, però io l'ho visto in libreria e me ne sono talmente tanto innamorata che l'ho dovuto chiedere come regalo di Natale. E sto parlando del box di Blackwater, di questa storia famosissima che è andata super virale, e ho fatto molto bene ad aspettare, perché appunto mi sono accaparrata direttamente il box invece di comprare i singoli libri, anche perché questo box è veramente stupendo. Adesso lo scartiamo insieme. Guardate la bellezza di questa edizione, potete percepire, mamma mia, così. E ci sono tutti e sei i libri. Questa edizione è piccolissima, di Neri Pozza. Guardate qua, no, sono stupendi. Sono dei libricini piccoli ma belli e si leggono anche molto bene, perché impaginazione, font e carattere non è che sia così tanto piccolo. Questo è La Piena, La Diga, La Casa, La Guerra. Guardate come riflettono la luce, mamma mia, sono stupendi. La Fortuna. No, questo è il mio preferito, adoro. E l'ultimo è La Pioggia. O forse questo è il mio preferito, non lo so. E questo è il cofanetto di Blackwater, bellissimo, non ho neanche parole per descriverlo. Vi faccio vedere questi regali che ho scartato ieri. Abbiamo Sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson, libro che era nella mia wishlist da un sacco di tempo, che volevo leggere, non mi decidevo mai a prenderlo, quindi sono contentissima me l'abbia regalato. Poi un regalo super apprezzato, non apprezzato di più, una cosa che non sapevo di averne bisogno, ma effettivamente ragionandoci sì, una cosa per incentivarmi a fare le live su TikTok, un mini ring light da tavolo, che è una cosa, cioè io non capisco come non ci abbia mai pensato. È veramente piccolina ma super utile, l'ho già provata tra l'altro ieri al sushi, abbiamo acceso questa ring light così e funziona alla meraviglia, è bellissima, ha il suo cavalletto, tra l'altro fatto in metallo molto resistente. Questi altri pezzi, ha tre gradazioni di luce, quindi fredda, calda e mezza fredda, mezza calda, poi tre livelli di intensità. Io adesso non ho più scuse, cioè non ho più scuse per non farvi le live su TikTok di lettura. Bene amici, adesso vi faccio vedere quelli che sono stati i miei autoregali. Innanzitutto ieri sono stata ad Arese e sono andata da Primark come sempre. Ho trovato questa maglietta che io vi giuro cercavo in ogni dove, perché io adoro le magliette a righe. Non so per quale motivo io le adori, forse in una vita passata ero una zebra, perché non mi spiego la mia ossessione per le righe. E ho visto questa come la volevo, quindi abbastanza
abbastanza strettina con il collo alto che io adoro, anche perché ho una certa età e quindi mi devo coprire, e costava solo 8 euro. Subito me la sono portata a casa. Il vero motivo per cui sono entrata da Primark è stato per queste. Sono una persona molto freddolosa e che ha sempre costantemente freddo ai piedi, anche a casa. Ho visto queste ciabatte da casa e le ho volute troppo prendere, anche perché costavano 4,50 euro. Addio piedi freddi. Poi, altra cosa molto utile che mi serviva, un paio di guanti. Ho comprato questo pacco, che in realtà vengono due paia e costava solo 1,50 euro, quindi che fai, te ne privi. Ultima cosa che volevo tantissimo, sono una vecchia signora dentro, quindi sono un po' ossessionata dalle cose per il letto, e ho comprato un nuovo copri piumino, questo qua, che è semplicissimo, bianco, tutto trapuntato, così. Poi costava 22 euro e ha detto no, tu vieni a casa con me. Una cosa che in realtà era un po' uno sfizio è questo piccolo autoregalo che mi sono fatta da Douglas. Non me ne intendo molto di make up e non tendo a comprarne tanti perché non è una mia passione, però ovviamente mi piace avere per esempio le occhiaie corrette, perché la mattina io sono un po' un mostriciattolo. Quindi, siccome il mio correttore stava finendo, ho voluto fare un salto. Ho preso due gradazioni diverse dei correttori, una più chiara che si chiama light beige e una più scura che si chiama medium sand. Ho voluto prenderle entrambe queste colorazioni perché a me piace con lo scuro correggo e con il chiaro illumino. Che poi questa cosa sia vera e sia giusta io non lo so, ma è così che faccio e mi ci trovo bene. Poi mi stava finendo la cipria e quindi ho voluto prendere anche questa di Elf. Ho utilizzato anche questa per il trucco di oggi e devo dire che mi piace. Poi sono andata ovviamente alla Mondadori, ho acquistato altri due libri. Ho preso Pomodori Verdi Fritti. In realtà questo libro lo volevo acquistare al Salone del Libro, ma non so per quale motivo poi non l'ho fatto. Nella mia libreria ho anche altri libri scritti da questa stessa autrice, che è Fanny Flagg. Quindi mi mancava però Pomodori Verdi Fritti. Voglio iniziare a leggere di questa autrice da questo libro. Tra l'altro mi ha accompagnato mia mamma e anche lei vuole tanto leggerlo, quindi ho detto vabbè dai, prendiamolo. Ho già riletto questa trama mille volte, l'avevo lì e appena l'ho visto ho detto a casa con me. Altro libro che ho comprato e sono aggiunta molto recente della mia wishlist, e sto parlando di Le correzioni di Jonathan Franzen. Parla di famiglia disfunzionale, mi ha incuriosito e l'ho voluto prendere, quindi questo è il libro, edito per Einaudi. Sono molto curiosa di leggere questa storia. Io direi che con i libri ho finito, anche perché veramente sono stati tanti tanti libri. Un altro mio autoregalo è stata la mia nuova libreria, che è questa qua che vedete. Me la sono voluta regalare perché raga non avevo veramente più spazio, cioè proprio zero, quindi mi devo dare per un po' una calmata, anche perché poi dovrò iniziare ad elevarle in altezza perché non ho più pareti disponibili per mettere librerie. Per chiudere questo video però vi voglio far vedere il mio ultimo autoregalo. Tra l'altro mi è arrivato oggi da Amazon. Voglio iniziare il mio 2024 mettendo giù tutto quello che ho bisogno di fare e di realizzare in quest'anno e cercare di seguirlo il più possibile. Per questo mi sono comprata un'agenda, un'agenda che mi servirà, amici, che mi servirà sia per YouTube, sia per il mio lavoro, per lo studio, mi servirà in tanti ambiti della mia vita. Sono solita comprare agende e non iniziarle neanche. Faccio una promessa a me stessa che la porterò a termine e che la sfrutterò al massimo per cercare di raggiungere tutti i miei obiettivi dell'anno prossimo. Ho comprato questa, che viene imballata benissimo, non me l'aspettavo. Questa è una coconut, io vi lascio il link qua sotto se vi interessa. Ne ho presa una giornaliera, la trovo bellissima, stupenda, con tutti questi libri, le tazze e le piante. No vabbè, questa agenda è troppo mia. Ha l'elastico così, e qua ovviamente la pagina iniziale per scrivere il vostro nome, indirizzo, poi ha tutti gli stickers e poi inizia con la visione dell'anno e poi qua iniziano i mesi. Guardate che carina questa con la gattona, il mese fatto così, è veramente veramente molto bella. Quindi niente amici, con questa pila di regali sempre più alta, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione, per essere arrivati fino a qua nella visione di questo video. Spero che vi abbia fatto piacere passare un po' di tempo in mia compagnia. Io ringrazio tantissimo tutte le persone che mi hanno fatto un pensiero, che si sono ricordate di me in queste feste, tutte le persone che hanno contribuito a rendere questo 2023 un anno da ricordare. Entriamo insieme in questo 2024 che spero ci porterà tante cose belle. Voglio ringraziare tutti voi che siete rimasti qua, che mi avete dato il vostro supporto scrivendomi un messaggio su Instagram o dei commenti sotto ai miei video. Ciao!